Allora, subito con la settimana di Vergassola, cosa è successo? Eccoci, ci siamo, scusate, intanto la settimana è questa, in realtà sforiamo i vincoli di bilancio imposti dalla UE, tanto non ci cacciano, ha dichiarato Berlusconi all'inaugurazione di una casa di cura, poi gli infermieri lo hanno riaccompagnato nella sua stanza. Milano, il consigliere PDL Emilia Resa... Ha riso anche la Comi! Ha riso la Comi, può anche ridere le battute su Berlusconi. Puntida, quindi c'è un insieme anche di... Brava Comi, poi c'ho anche le domande per lei. Milano, immaginavo, guardi. Il consigliere PDL Emilia Resi ha presentato una mozione contro la diffusione dell'ideologia gay. Favorevoli i Fratelli d'Italia, contrari le sorelle bandiera. Poi abbiamo G8. G8, le grandi potenze industriali promettono di combattere i paradisi fiscali mandandosi sul lastrico a vicenda. Poi questa notizia di quei giorni, importante, morto a Roma il padrino dei Sopranos, è il primo successo di Marino contro la criminalità organizzata. Poi abbiamo anche contraffazioni, i NAS hanno sequestrato delle supposte, contenevano anche il 22% di IVA. E poi prove di Vittorio, maturità. Vittorio, ti sei innamorato della Comi, lo dico al nostro regista, ma sta sei parlando di lui. Ha fatto bene, piuttosto che me meglio la Comi. Prove di maturità. Una delle tracce era, la vita non è solo lotta di competizione alla maturità, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività. Non sapevo che oltre al tema di scienze ci fosse anche quello di fantascienza. Poi sempre su Berlusconi, se Berlusconi venisse interdetto, ha dichiarato Gasparri, ci dimettiamo tutti. Adesso so cosa chiedere alle stelle cadenti, la nota di San Lorenzo. E poi... Obama propone di ridurre le testate. Le compro io, ha detto la Santanchè. Poi Dolce e Gabbana condannati per un'evasione da 1 miliardo di euro. Hanno sfilato più soldi al fisco che abiti sulle passerelle. E poi dopo aver candidato nel 2009 Berlusconi al Nobel per la pace, ora Biancofiore ricorrerà per lui alla Corte dei diritti. Inoltre ha già contattato Bergoglio per mettersi avanti col processo di beatificazione. E l'ultima, incontri diplomatici a Roma. Sapete, Roma Pyongyang. I coreani sono stati a colloquio con Razzi. Se li portano sempre dietro, ma poi non li sparano mai. Tra l'altro va detto che i traduttori non hanno capito niente di quello che ha detto Razzi, ma hanno tradotto benissimo quello che ha detto Coreani. Ecco, questa è la settimana.